Il lockdown imposto dalla pandemia del Covid-19 ha sicuramente stoppato la microcriminalità, ma con il riavvio, con le riaperture alla vita normale, com'è la situazione? Lo chiediamo al questore di Alessandria che abbiamo in linea, Michele Morelli. Buongiorno, signor questore. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori presenti. Buongiorno. Buongiorno, allora com'è la situazione? Allora, abbiamo avuto ovviamente da questo punto di vista un momento, diciamo, felice in Infatti. contemporanea con il lockdown perché ovviamente i reati sono diminuiti drasticamente in percentuale. Adesso è chiaro che con la ripresa di tutte le attività, ahimè, riprende anche l'attività criminale. Devo dire che al momento non in misura né preoccupante né diciamo, particolarmente rilevante rispetto al passato, però alcuni segnali ci sono e soprattutto sono quelli relativi più che ai furti in appartamento che ancora sono molto, molto limitati, alle solite purtroppo perniciose truffe che vengono perpetrate soprattutto ai danni degli anziani, spacciandosi per carabinieri, poliziotti, delegati dell'energia elettrica, del gas, eccetera, eccetera. Ripetiamo ancora una volta che in tutti questi casi è sempre meglio fare il 112, chiamare, perché è sempre meglio avere un dubbio piuttosto che far entrare estranei in casa. Infatti. Senta, sicuramente state ponendo un occhio di attenzione molto mirata riguardo anche alla questione dell'usura. So che Sì. siete coinvolti direttamente in questa serie di controlli. Sì, diciamo che qui guardiamo per il momento a un aspetto prettamente preventivo, perché è chiaro che come ci si aspettava una ripresa delle attività, anche in questo caso purtroppo ci si può aspettare una ripresa alla luce anche della crisi che insomma può attanagliare varie ditte, varie anche ditte Infatti. individuali. Tuttavia devo dire che siccome grazie alla sapientissima regia del signor Prefetto, insomma, le riunioni sono periodiche anche con le associazioni di categoria, fino a questo momento segnali, diciamo, negativi da questo punto di vista non ce ne sono. Io invito ancora una volta, ma l'abbiamo fatto anche tramite le associazioni di categorie, a segnalare casi che possano comunque essere, diciamo, ricondotti a situazioni di sofferenza perché possiamo intervenire anche in una maniera diciamo trasversale, contattando il soggetto in una maniera diciamo anche informale. Tutto questo, ripeto, proprio per prevenire questo fenomeno che, ripeto, comunque al momento, in questo momento specifico, insomma, non risulta essere né rilevante né diciamo preoccupante. Signor Questore, in questo periodo si parla tanto di movida, si parla tanto di assembramenti, abbiamo visto immagini soprattutto nelle grandi città dove i giovani comunque si accalcano. Come si comporta la movida in provincia di Alessandria? Allora, guardi, io mi sono fatto, diciamo, una statistica personale un po' girando sia la città sia le cittadine più grandi della provincia. Direi che il 98% almeno delle persone rispetta la normativa. È chiaro che poi ci sono dei casi in cui questo non viene rispettato, magari insomma più in momenti particolari della settimana, come possono essere quelli relativi a un momento di svago tipo l'aperitivo in piazza, ma sono situazioni fisiologiche. Noi teniamo conto che, come io dissi proprio durante il pieno del lockdown, noi non vogliamo fare gli sceriffi e se in quel Certo. momento c'era bisogno di essere repressivi, adesso diciamo cerchiamo di essere soprattutto convincenti e preventivi. Anche quello che noi scriviamo sulla pagina Facebook della Questura, ogni volta facciamo il commento al DPCM, in realtà è per stimolare proprio questo aspetto di prevenzione al rispetto delle norme. Però, ripeto, la situazione di Alessandria e della provincia di Alessandria non è assolutamente da mettere in collegamento con situazioni che abbiamo visto insomma, Nei grandi anche centri per televisione di urbani. altre città. Assolutamente, assolutamente. Anzi, io ringrazio e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare i cittadini tutti. Grazie.